Ciao a tutti, benvenuti sul mio di casa mia, io sono Axel Preda e come sempre voi siete sul mio canale, ovvero. Oggi iniziamo con un titolo che si chiama Subject 13, preso dagli sconti del PS Store di questo mese, che ci sono degli sconti fantastici. Ragazzi, andate assolutamente sul PS Store a guardare gli sconti perché. Secondo me sono validi, sono molto validi. Tralasciando la puttanata che ho comprato io da 2,99€, se non mi sbaglio, sconto che era tipo a 6€, che non è assolutamente il mio genere di gioco, è un puzzle game. Proviamo, no? Proviamo, vediamo un attimo com'è sta roba. Beh ragazzi, torniamo con questo nuovo e strano titolo trovato in sconto, ripeto in sconto a 2,99€. Il PS Store qui ci aspetta tutto un che dire. Vediamo. Nuovo esperimento, addirittura si parla di esperimento. Ottimo, ne siamo proprio bene. Che culo. Direi che culo. Ciao zia. E io sono zio. Ciao zio! Che bello che sei! Subject 13. 13. Come si direbbe in inglese? Attendere, prego. Intanto fuori, non so se sentite i tuoni, c'è la tempesta. Benvenuto, Welcome, Subject 13. Soggetto Don't 13. worry, Non si you can hear preoccupi, mi me, but you può can't see me, sentire? Ma non mi può and that's vedere, questo è perfectly normal. normale. How do you feel? Come si sente? Sono morto? Sono Well, morto? great. Ho troppo in forma, sono morto? No, no. No, You've no, ho simply solo been on fatto a long journey. un lungo viaggio. Che viaggio? Cos'è tutto questo? Cos'è tutto Who questo? are you? Ma And chi where è are lei? we? E dove ci We'll come troviamo? to that later, Di Subject questa ci 13. occuperemo più tardi, Tell soggetto me, 13. Mi instead, parli piuttosto what del you suo last ultimo recall? ricordo. Volevo farla finita, mentire, non so. In realtà volevo farla finita, cioè volevo morire. Io I jumped in the mi sono river buttato nel and put fiume an end to it per all. farla finita. What a waste that would Che have been. spreco sarebbe stato? Such Un'intelligenza come la sua? intelligence is yours. Ma che cosa può Whatever averla made you do spinta it. tanto? Listen, all Ascolti, these questions about me. tutte queste domande su di me, io, Do we ma know each other? conosciamo? Yes Sì and e no. no. But for the time being, that is Ma not ne an sono issue. importanza per il Let us momento. move on to the Passiamo invece psychomotor a test test. psicomotori. Please follow the instructions. Ora la prego di seguire le istruzioni. Quindi possiamo muoverla a te. Oh, ciao! Quindi cosa dobbiamo cliccare? Aspetta, cos'è? Mantieni per azione. Vediamo un attimo com'è sta cosa qua. Non succede niente, la console non si è accesa. Quindi torniamo indietro. Porco. Ok, quindi dico io perché lui non lo spiega. Con l'analogico sinistro muoviamo questo. Mi sa che è un gioco fatto apposta per il computer. Con l'analogico destro muoviamo la visuale. Quindi insomma, se noi adesso andiamo a spipponare in giro, tipo qua a destra. Qua c'è un pulsante. Ci vuole un codice, ma dove trovarlo? Bella domanda. Dove trovarlo? Bella domanda. Il problema è dove trovarlo. Per zoomare sulla zona dello schermo bisogna sempre usare il tasto croce. Sì, vabbè, senti, ascoltami, io un po' cagato cazzo. Allora, vabbè, il codice. Andiamo un attimo qua. È una console di controllo equipaggiata con un cursore di comando. Vediamo se c'è il codice scritto sopra a questo punto. Mantieni sposta. Proviamo 0399 o 1912.
quindi 0399 aspetta che mi confondo con i tasti, madonna se sento i tuoni, 0399, pardon, lo far così, 0399. Il codice è corretto. Che culo. Ciao. Ora che hai recuperato tutte le sue facoltà, formeremo proprio una bella squadra. Cosa si aspetta da me? Non mi fido di lei. Non mi fido di lei, è infatti più corretta. Non so se vuole vorrei far parte della sua squadra. Col tempo imparerà a fidarsi di me, ma prima di tutto deve familiarizzarsi con l'ambiente, mi sceglierò la soluzione man mano. Va bene, ok. La smetterai di chiamarmi così, ho un nome, Franklin Fargo. I nomi non hanno alcun significato, quindi, soggetto 13. Ma vaffanculo, va, oltrepassa, va. Ed eccomi, guardate come sono. Madonna, come sono brutto, sono proprio brutto, brutto, brutto. Ed è anche un gioco brutto questo. Procediamo da questa parte, vediamo se ci fa. Ah, qua c'è una scaletta, guarda come non scende, fa finta di scendere. Vabbè, procediamo da questa porta qua. Andiamo a vedere. Ok. Qui ci sarà un altro codice, immagino. Ah, ci vuole una chiave. Ok. Quindi torniamo in 3. Questa porta minata è bloccata. Bene, quindi torniamo in 3. Ah, posso anche correre, perfetto. Quindi corriamo, visto che siamo abbastanza di fretta. Se magari, ecco. Ah, ok, non è che ci fa vedere anche di là, no. ci perderemo in questo modo, ragazzo mio. Sì, ho capito che l'ho pagato 2,99. Ma un secondo. Cerchi un attimo di stare su una strada coerente. No, di quando si scende. Aspetti che qua sopra vedo qualcosa. Mantieni per azione. Controlla. Ok. Ok. Delle fatture a nome di. A nome Descan Corp. Abbiamo sta busta qua. Ok. Ok. Perché io ho già premuto il tasto croce e orienta la vetta a sinistra. Non l'ho letto in tempo. Bene, prendiamo. Oggetto trovato. R1. Niente, non mi trova. Torna in 3. Io ho trovato un oggetto, ma vabbè. No, ispezioni. Ed ecco la chiave. Ispeziona. La chiave. Prendi. Ah, con la rotellina. Mantieni per azione. Prendi. Ok, chiave. Abbiamo preso la chiave. Perfetto. Quindi possiamo procedere verso la prossima zona. A meno che non ci sia qualcos'altro da. Prendi testimonianze. Hai scoperto la testimonianza, leggi. Allora, da Eric Valesquez @escorp.com. A personale complesso. Oggetto sicurezza del personale. A tutto lo staff. Poiché gli incidenti con gli autoctoni. A tutto lo staff. Hanno raggiunto un nuovo livello di violenza in seguito agli avvenimenti di ieri. Vi chiedo massima cautela. Non uscite se non in caso di assoluta necessità e mai senza un'arma. Soprattutto senza un'arma. Contrariamente a quanto previsto dalla procedura, il prof non si è associato a questa decisione. Tuttavia, sono sicuro che la approverà. Non appena si dignerà di uscire dal laboratorio 02. Erin Valasquez, assistente di ricerca. PS, grazie a tutti per le vostre gentili parole di Mistigri. Su Mistigri, che non so chi sia su Mistigri. Ok, bene, quindi noi il nostro l'abbiamo fatto.
Mantinipazione l'abbiamo già fatto. Quindi andiamo a inserire la chiave nella toppa, nel buco, anche se magari di qua c'è qualcosa che ci può interessare, se non fare il giro della situazione. Quindi no, procediamo verso inserire la chiave nella toppa che abbiamo trovato. In teoria, che gioco di merda. Bene. Ok. Andiamo su questo. Andiamo questo. E inseriamo la R1. Ah, 20 ottobre. La chiave. Ah, seleziona. Quindi ok, prendi. Usa. Devo trascinarla? Ah no, ti... Salati, ecco, tieni premuto, prendi e inserisci qua dentro. Mantieni e gira. Ah! Good. Bene! Sta secondo male. La fiducia che dopo di lei pregherà qualcosa del genere. Bene, pregherà finalmente. Scusatemi, la fiducia che ho riposto su di lei pagherà finalmente. È stato facile, finalmente? Finally? Ma di cosa parla? I have long known of the potential of your intellect, Subject 13. Il potenziale del suo intelletto da molto tempo, Subject 13. Ma se mi fai leggere i Cristo e Dio, se cominciassero una piccola prova, immagino di averlo. La vita è fatta di scelte e probabilità, Subject 13. Bisogna semplicemente sapere adattare. Cazzo! Conosce il gioco del Tris? Certo, ovviamente. Like everyone, I guess. Voi tutti credo. Allora sarà facile. The aim here is to inverse the usual deve procedere al contrario delle regole. Vediamo pulsate senza informazioni in linea completa. Non dovrebbe essere un problema per un ricercabile blilla come lei. Ex ricercatori. Quindi non ho capito niente. Ah, il Tris, ok. Sì, faccio. No, io non so esattamente qual è il metodo corretto del Tris da fare. In teoria se io faccio no. Ma quante combinazioni ci possono essere? Scusi, mi riepiloghi un attimo che cosa devo fare io qui? Non sto capendo. Ok, così no. No, però così li fa. Mi dice, ok. Stiamo calmi. Mi dice il concetto del Tris. Ma il tris in che senso? Cioè tipo quello con i cerchietti e le palline o quello che ti vengono giù i blocchi e tu devi incastrarli? Mi scusi, mi perdoni. Allora, il concetto del Tris è disponibile all'inizio per facilitare i tuoi progressi. Vuoi vederlo? Certo! Premere il pulsante. Allora, premere un pulsante. Ma porco, puoi vedere il colore. No, mi scusi. Gentilmente mi dà. Premere un pulsante permettendo di cambiare colore. Cioè, vuol dire premere un pulsante permette di cambiare il colore. Non è vero! E quindi? Cioè, ma porco. Last moment. Allora, keep calm. Don't worry, be happy. Possiamo orientativamente mantenere posizione. Questa porta sembra essere l'unica via d'uscita. Grazie al cazzo, zio, mi sei molto utile. Torniamo al nostro codice, no? Questa centralina deve servire a controllare l'apertura della porta. Grazie al cazzo, ci sei molto utile. Quindi andiamo a lavorarci sopra. Io ammetto di andare totalmente a caso in questo momento, eh. Però...
mi sarebbe anche utile capire perché sto facendo questo, cioè io cosa devo... Allora, L1. Premere un pulsante permette di cambiare il colore. Certo, grazie al cazzo zio c'hai molto dato una mano. Non mi dice una beata sega su come aprire, cioè non mi dà un indizio. Siamo arrivati... No, eravamo arrivati a un punto più lungo, se non mi sbaglio, di questa cosa qua. Quindi c'è un senso. Devono diventare tutti... Ma porco... Ah! Ah! Siamo bloccati al primo enigma. Quel tale Ale, ti prego aiutami. Tu che sei bravo in queste cose, io non ci capisco assolutamente niente. Va bene ragazzi, direi che anche se è stato abbastanza monotono, cioè ho passato tutto il video a stare su questa fottutissima tastiera, se avete dei suggerimenti mi raccomando commentate, che sono in estrema difficoltà. Vi chiedo soltanto di darmi una leggerissima mano, si risolve questo piccolissimo problema che io non sono riuscito ancora a capire. Se voi l'avete capito mi raccomando commentate e un pollicione in su se il video vi è piaciuto. Un pollicione in su se la pagina vi piace di Facebook. E un saluto a tutti i gamer.